Sì, oggi mi ha molto impressionato leggere un'intervista a un'infermiera, Sara Cattaneo, su un quotidiano questa mattina, che ha fatto l'infermiera a Kabul come volontaria di emergency e poi fa l'infermiera a Bergamo. E lei rifletteva sulle immagini molto simili che ha visto. Lei parlava di rumori differenti. A Kabul c'era il rumore delle bombe, a Bergamo c'era il silenzio del Covid, però poi quei mezzi militari con le bare che rappresentavano un simbolo identico, purtroppo, di una tragedia, in questo caso di una guerra che ci è stata dichiarata all'improvviso, che ha lasciato sul campo ad oggi oltre 103.000 vittime, rendiamoci conto di questo numero, e quella giornata, il 18 marzo, con quella fila tremenda di automezzi carichi di bari, ci ha un po' aperto gli occhi, perché poi il Covid è una malattia silenziosa, no? Il dolore che si aggiunge al dolore è che si muore da soli, senza una mano da stringere, si muore in silenzio, si muore senza nome, eppure si muore. Una guerra che noi abbiamo affrontato spesso con degli errori, spesso con dei ritardi, alla quale abbiamo preso le misure con tanta difficoltà, ed è continuata in quest'anno questa Spoon River lunga di dolore. Ora la stiamo affrontando, abbiamo un cambio di passo, abbiamo le condizioni per affrontarla al meglio, un po' sul modello che molto efficacemente ha disegnato Joe Biden, dicendo vaccini nelle braccia e ristori, soldi nei portafogli degli americani. Questo è il recovery plan per noi, e questo dovrà essere anche quello che faremo in Italia. Ne Il parliamo tra 17 poco, Roby. marzo. La Il interrompo 17 perché di marzo, questo. no, solo per dire questo, il 17 marzo ieri era l'Unità d'Italia, che il 18 marzo possa essere un po' una seconda Unità d'Italia, un modo per riscoprirci come unità di fronte a tanto dolore. Ma qual è la grande responsabilità che ha avuto la politica nel 2020? È quella di averci lasciato e di averci tenuto, ci prendiamo la nostra quota parte di responsabilità in un'emergenza continua, che si è sempre rincorsa. Quante volte ci siamo detti dobbiamo trovare il modo di convivere col virus? Altri paesi ce l'hanno fatta, altri paesi sono andati più avanti di noi nell'affrontare queste questioni. Ecco, il cambio di passo serviva sotto più profili. Se oggi i sostegni economici ponderati e che diano davvero sostegno alle realtà economiche sono tantissime, che sono state messe in ginocchio da questi mesi difficilissimi e a cui le zone rosse daranno obiettivamente un altro colpo pesantissimo. Se c'è a gestire questo, Mario Draghi e non Conte con Casalino e dirette Facebook, è un passo avanti per il paese. Se a gestire il piano vaccini, anzi a regalare all'Italia un piano vaccini che non avevamo, c'è un servitore dello Stato come il generale Figliuolo e non il papà dei banchi a rotelle Arcuri. Sia guidare la riforma della giustizia insieme a Sisto, c'è il ministro Cartabia e non Alfonso Bonafede. Insomma, potrei dilungarmi. Sono i segni di un cambio di passo evidente che c'è, che ci porterà ad aprile ad affrontare l'emergenza vaccini, riuscendo, incrociamo le dita, a vaccinare 500.000 italiani al giorno. Arriverà il vaccino Johnson & Johnson che sembra dare segnali molto positivi. Riusciremo a gestire l'emergenza sanitaria. Insieme a questa c'è l'emergenza economica. Oggi c'è il decreto sostegni, ma domani serve progettare la ripartenza del paese e farlo senza sprecare una sola delle risorse che ci arrivano dall'Europa. E anche su questo governo, nella redazione finale, lo stiamo completando fra governo e Parlamento, del recovery plan, francamente, dà molte più garanzie di chi c'era prima.